E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo video tutorial, una sottospecie di tutorial, ma in realtà è un trucco molto basilare. Con l'arrivo del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, siamo avvantaggiati su come livellare i nostri personaggi, ovvero Goku, Vegeta, Junior e così via. Li possiamo livellare proprio grazie con l'avvenimento di questo ultimo DLC. Vi straconsiglio a tutti quanti perché, allora, è una cosa molto stupida quella che sto facendo io, perché so che alcuni di voi avranno livellato Kakarot così. Cioè, guardate, io sono di livello 245 con Goku e 240 con Vegeta. Però vi straconsiglio, ragazzi, di avere questo DLC. Dovete andare esattamente qua su Battaglia Orda e di fare tantissime battaglie a Orda, perché adesso vi farò vedere a tutti quanti il vero motivo perché dovete fare queste battaglie a Orde, perché questo è l'unico modo per poter aumentare il più velocemente possibile. Come potete ben vedere, noi adesso io sono di livello 245. Prima ancora di livellare fino a questo traguardo, perché con l'aggiornamento di questo nuovo DLC si può arrivare anche al livello 300. Infatti io adesso vi faccio pure vedere che ho sbloccato la trasformazione in Super Saiyan Blue. Io il DLC già l'ho giocato, ragazzi. Allora, con Vegeta di supporto fate spammate tantissimo, perché vedete adesso in un meno, poi vi faccio vedere il perché. Aspetta, aspetta, facciamo tornare Vegeta in modo che voi capiate bene perché dobbiamo fare questo passaggio. Aspetta. Così, premete L1 e R1 e fanno tutte e due le loro mosse supreme, vedete? Guardate, abbiamo sconfitto per un totale di 54 nemici, 100% abbiamo finito. Guardate l'esperienza! E in più stiamo aumentando di livello. E dovete vedere che questa è la cosa più bella di questo nuovo DLC, che potete livellare con tutta tranquillità. A parte che io il DLC già l'ho finito per conto mio personale, attenzione, l'ho finito per cavoli miei con tutta tranquillità, ma ho avuto un po' di difficoltà perché ero già arrivato al 100-180 con Vegeta ed è un po' un casino. Ma vi straconsiglio di fare così, ragazzi. Può essere un tutorial, ma non lo è. Potrebbe pure essere un tutorial, però vi faccio vedere il modo più velocemente possibile su come livellare. Perché questo sembra che per ora, ora come ora, dovete giocare tantissime volte proprio il DLC della resurrezione di Freezer, perché questo DLC fa parte anche dell'avvenimento canonico di Dragon Ball Super. Aspetta, metto in pausa. Vi straconsiglio di fare questo qua, ragazzi, perché voi già se arrivate a 34 nemici sconfitti e siete a un livello superiore, cioè voi siete fortissimi. Guardate qua, guardate qua. Ma mi stava cadendo il joystick, cioè guardate qua. Veramente easy, guardate. Cioè, voi fate così tante volte finché non arrivate al 300. Vedete che sto livellando? Cioè, guardate. Raga, io ve lo dico, approfittate di questa cosa, perché io veramente mi sto divertendo un casino. A parte che così sto livellando pure Goku, perché come voi ben sapete, manca un ultimo DLC di Kakarot. Quello che dovrebbe tecnicamente essere ambientato nel futuro di Trunks, che fa parte de dello spin-off La storia di Trunks. Parere mio è un po' deludente, perché anche se è un gioco che racchiude l'avvenimento di Dragon Ball Z, almeno mi potevi far giocare più Dragon Ball Z, anche l'UAV, perché erano belli. Però, fermi, la battaglia degli dei e anche la resurrezione di F sono dei film di Dragon Ball Z, levando di mezzo che sono stati messi anche in Dragon Ball Super. Però quello è per lo più è per l'episodio, ragazzi. Cioè, per l'episodio che è stato messo.
A parte che io personalmente non ho finito di vedere proprio tutto Super, non sono arrivato neanche alla saga di Black Goku. Guardate qua. Guardate, sto livellando. Guardate qua, livello sto aumentando. Raga, guardate, ve lo straconsiglio. Lo dico soltanto a coloro che già posseggono per cavoli loro Kakarot. Ragazzi, veramente approfittatene di sta cosa. Approfittatene veramente perché non soltanto con i DLC, ma poi quando ci saranno le boss fight, a parte che ho sbloccato di nuovo Mira, a quanto pare, che pensavo si poteva essere già stato eliminato, ma per lo più questo è. Infatti, ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, ditemi se avete capito bene. Purtroppo, ragazzi, questa è una vera botta di culo. Cioè, ora vedete che io sto a 248, ma prima, quando ho iniziato questo DLC, ero al livello 145 con Goku. No, neanche 145, 100 e qualcosa. Ma vedete come sto livellando in una maniera incredibile. Questa è la cosa. Cioè, ragazzi, sfruttatelo al massimo. Io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento. E qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.